Bentornati! Salve a tutti! Un nuovo episodio! Sì. La saga di Tommaso Gollini. È sempre lui. Dopo le prime settimane di ambientamento all'Università dell'Alabama, il ragazzo già comincia a vedere i suoi numeri, lo potete vedere in azione, in allenamento. Come potete leggere dalla didascalia, già, eccolo qui, raggiunge passiamo subito... Passiamo di grado! Sì, subito, secondo nella deep chart. Diciamo che il backup quarterback che fa... Questa è una parte, ecco, subito in campo, e diciamo che tiene la palla durante i calci, il gol. Vabbè, però può dire che ha camminato... Contro Penn State l'anno prima, cioè questo è il 2011, prima dello scandalo, dice che avrà avuto problemi nelle docce. Pare che ci siano dei problemi con le saponette. Secondo me non l'ha neanche fatta la doccia, te lo dico io. Ah, perché non si era staccato. No. Quindi diciamo che sarà una partita, credo che vi farò vedere, ecco, una sola volta in azione, giusto per farlo vedere la prima volta in campo. Eccolo. Ecco che tiene la palla per il kicker. Hop. Beh. E sono i primi 3 punti. Non possiamo dire che sono 3 punti del Gollini, però. Però ha partecipato all'azione, diciamo. Ecco. Diciamo che dopo le recenti polemiche, quelle soprattutto che girano intorno al suo ruolo qui ad Alabama, il ragazzo si è messo a lavorare. Sì, ma duro. L'ha sempre fatto, sempre. Qui siamo già un'altra immagine, siamo sul 39, diciamo, che non c'è stata molta partita con Penn State. Infatti, si è sempre impegnato molto. Questo non lo mette in dubbio nessuno. Vabbè, tu sei una grande critica di Gollini, ma andiamo avanti. Questa, diciamo, la partita si è subito conclusa. Oh. Su un 40-13. Vabbè, tanto quando... a poco, ovviamente. Sì, partita che segna, ovviamente le statistiche sono pari a zero in questo caso. Che segna ancora il dominio di Alabama all'interno del movimento. Football, certo. Ecco, quindi lo portiamo alla partita contro Duke. Seconda partita in cui Tommaso è secondo nella deep chart. Continua gli allenamenti cercando di scalare verso il posto da titolare, che pare essere in pericolo. Il primo posto del quarterback titolare attuale. Perché cosa succede? Che Alabama ha un certo James, il loro running back, che corre per il trofeo Heisman. Qual è il momento migliore, se non questo, per mettere un ragazzo? Tanto devi fargli end off, deve girarsi e passa palla, non è un... Sì, infatti. Farà semplicemente questo. Non lo sappiamo. Quello non si può dire. Diciamo che per adesso sta facendo il compitino. Duke non è nemmeno classificata. Vanno subito in svantaggio, guarda. Taps, figurino. Vabbè, poi 2 field goal. Eccolo qui. Anche perché è nuovo. Per quanto possa essere preeminente la sua presenza, e comunque... questa volta non ve li facciamo vedere tutti i field goal, che mi sembra anche piuttosto noioso. Siamo sul 13-3 per Alabama, che ha sofferto contro Duke più del dovuto. Siamo al terzo tempo. Ecco, di nuovo un field goal. 13-3, beh, oddio. 13-3, diciamo che forse è il momento. Potrebbe, se Tommaso si impegna in allenamento, probabilmente il coach nelle prossime partite potrebbe schierarlo 22-3 per Alabama. Sì, per gli equilibri della squadra e per come si sta evolvendo la situazione. Siamo, chiudo ancora 23-3, ovviamente. Beh, le statistiche saranno 0-0-0. Ovviamente. Però anziché guardarla... dalla tribuna? No, distaccato, sempre in campo, non si va in tribuna. 23-3. Diciamo che più, dalla tribuna, nel più senso partecipe, non gioca. Sì, più partecipe delle avventure dell'Est Alabama. Eccolo, eccolo! In allenamento poco. Guardate la scritta più importante: points until next deep chart. Domani sto facendo una merda, comunque non fa niente. 0, quindi vuol dire che il caro Tommaso al termine di questo allenamento verrà promosso quarterback titolare QB1, e noi siamo molto fieri ed orgogliosi perché seguiamo questo ragazzo da lì. Qui impazzi, ecco, i momenti di follia del Gollini, impazzisce e decide che non può darla a nessuno e la sbatacchia sulla linea di là. Impazzito. Ecco di nuovo. Però nota rispetto a i miglioramenti rispetto alla high school. Adesso esce molto di più dalla tasca, fa molte più play action. Sarebbe da buttare via se non ci fossero questi miglioramenti, lo sai? Sì. Guarda, di nuovo un'altra play action. Ecco qui James, quello che erano dietro al Gollini, è l'uomo del trofeo Heisman, candidato al trofeo Heisman. Ecco, guarda di nuovo quello. Play action. Ok, deve trovare ancora un po' le misure. Però il ragazzo si muove molto di più fuori dalla tasca. Eccolo qui. Eccoci qua. Tommaso, congratulazioni. Bravo, clap. Sei titolare. Quindi un lo vedremo posto a tavola. Presto in azione. Sì, alla prossima. Ciao.